Corrado, in un incidente stradale perde la vita Giovanni Toso, ricercatore di Cittadella. Stava andando a prendere i farmaci per la fidanzata. Agente penitenziario coinvolto nell'inchiesta sulla droga al Due Palazzi si è tolto la vita nell'alloggio del carcere dove stava scontando gli arresti domiciliari. Notte di terrore a San Giorgio in Bosco, il titolare del bar centrale è stato legato e sequestrato da due rapinatori che poi gli hanno svaligiato casa e locale. Da settembre prima i padovani nell'assegnazione delle case popolari, lo annuncia il sindaco Bitonci, chi risiede da oltre 10 anni in città avrà 8 punti in più in graduatoria. Al via i lavori per una nuova rotatoria tra via Gucciardini e Buonarroti, chiuso il passaggio delle auto fino ai primi di settembre, i commercianti e residenti insorgono. Un fienile a Pozzonovo è andato in fiamme dalle 10 di ieri sera, bruciati 120 quintali di fieno. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a stamattina. Ladri scatenati nelle case di alcuni padovani in vacanza, sventato un maxi furto di gioielli e quadri. Ecco alcuni consigli per evitare brutte sorprese al rientro. Buonasera e benvenuti con l'informazione di TG Padova. In apertura la morte di un giovane di Cittadella, rimasto ucciso in un tremendo incidente stradale mentre si trovava in vacanza a Grado. Si è schiantato contro un platano mentre stava andando a recuperare i medicinali necessari alla sua fidanzata. Una vacanza finita in tragedia per Giovanni Toso, 27 anni, ricercatore universitario di Cittadella. Il giovane era in ferie a Grado in provincia di Udine con alcuni amici. Sabato notte, dopo aver trascorso la serata ad Isola del Sole, erano tornati ad Aquileia, ma qui la fidanzata si era accorta di aver lasciato la borsa con i medicinali nel ristorante dove avevano cenato. Giovanni e un altro amico si sono offerti di andarli subito a recuperare. L'incidente è avvenuto alle 3.30 sulla strada regionale 352 a 2 km da Grado, un tratto molto trafficato nel periodo estivo dai vacanzieri diretti in Croazia. Forse un colpo di sonno sarebbe la causa dell'impatto mortale. L'auto all'improvviso è sbandata e il 27enne non è riuscito né a sterzare né a frenare per evitare l'impatto con il platano. Giovanni Toso è spirato pochi istanti dopo l'arrivo dei soccorsi, che hanno lavorato senza sosta per estrarre i due ragazzi dall'ammasso di lamiere, ferito gravemente l'amico di San Donà di Piave. Giovanni avrebbe compiuto 28 anni ad ottobre, si era laureato con 110 lode alla Facoltà di Ingegneria Informatica di Padova e aveva ottenuto un impiego come ricercatore. Aveva pianificato la vacanza per mesi insieme alla sua fidanzata, che dopo aver appreso della morte del ragazzo si è sentita male ed è stata portata in ospedale a Palmanova. Agente penitenziario si toglie la vita nell'alloggio dove stava scontando gli arresti domiciliari. Era coinvolto nell'inchiesta sullo smercio di droga ai detenuti del Due Palazzi. Si è tolto la vita tagliandosi le vene dei polsi e del collo. Paolo Giordano, 40 anni, agente di polizia penitenziaria, coinvolto nell'inchiesta sul giro di droga e telefonini venduti ai detenuti, è stato trovato privo di vita questa mattina all'interno del suo alloggio nella foresteria del carcere Due Palazzi, dove stava scontando gli arresti domiciliari dei primi di luglio, quando si era conclusa l'indagine. Intorno alle 12 l'agente penitenziario avrebbe dovuto presentarsi ad un colloquio con il suo avvocato. Dopo alcune decine di minuti di ritardo, alcuni agenti hanno deciso di andarlo a chiamare e in camera hanno scoperto il dramma. Da ieri mattina non era più stato visto. Giordano poteva uscire per recarsi nella mensa e nella palestra del carcere. Nell'indagine era emerso il suo ruolo più marginale rispetto agli altri agenti coinvolti. Lui andava a ritirare le ordinazioni fatte dal capo Rega e poi le portava allo stupefacente. Per questo era ai domiciliari. Era noto con il soprannome Il Poeta. Nella sua stanza ha lasciato alcuni biglietti indirizzati ad una donna e a due conoscenti. La notizia del suicidio di Giordano è stata commentata dal segretario generale del sindacato della Polizia Penitenziaria. Una tragedia che ci inquieta, ha scritto. Solo pochi giorni fa, a fine luglio, si era tolto la vita anche un detenuto del Due Palazzi, sempre coinvolto nella stessa indagine di Paolo Giordano. Stroncato da un infarto mentre fa footing. È successo stamattina alle 9.30 in via Vittorio Veneto a Vigo d'Arzere. La vittima è Roberto Fassina e aveva 49 anni. È morto a 300 metri da casa. Con lui era uscito anche il figlioletto di 10 anni che lo seguiva in bicicletta. L'uomo è caduto a terra pochi istanti dopo che il ragazzino aveva accelerato fino a raggiungere casa. Ed ora andiamo a San Giorgio in Bosco. Notte di terrore per un barista sequestrato e rapinato da due malviventi. Ho aperto anche il basculante del garage. Probabilmente quando è stato aperto il basculante loro sono entrati, io sono andato su e giù due o tre volte e loro si sono nascosti all'interno del garage probabilmente. Poi io sono andato giù in macchina e quando sono sceso me li sono trovati dietro.
Mi hanno preso, mi hanno puntato qualcosa alle spalle. Qualcosa che pungeva la schiena e la voce di due uomini comparsi all'improvviso nel buio del retro locale. Paolo Alessio, titolare del bar centrale di San Giorgio in Bosco, ricostruisce la notte di paura vissuta tra sabato e domenica. Aveva chiuso il suo bar e stava andando nel garage della sua abitazione che si trova sopra il locale nel centro del comune dell'Alta Padovana. Mentre stava scaricando alcune cose, i ladri che lo stavano aspettando appostati sono entrati in azione. Lo hanno minacciato e costretto a rientrare nel bar. Hanno cercato di dirmi andiamo in bar, siamo andati in bar, abbiamo aperto la cassa e si sono preso quello che c'era in cassa. Poi siamo andati in cucina e lì mi hanno legato alla sedia, prima però gli ho dato le chiavi di casa. Qui, mentre lui era legato e immobilizzato alla sedia, i malviventi hanno messo a soqquadro la sua abitazione al piano superiore, rubando soldi dell'incasso e oggetti che ora Paolo sta descrivendo e denunciando ai carabinieri che sabato notte lo hanno trovato e liberato. Momenti lunghissimi, 40 minuti circa, tanto è durato il sequestro, un tempo infinito in cui Paolo ha temuto per la sua vita. Ricordando un episodio qua vicino a casa mia di qualche anno fa, sì, ma più che la vita di essere un po' maltrattato, che non è successo. Porteremo in aula durante il prossimo Consiglio Comunale Utile nei primi giorni di settembre la modifica del regolamento di assegnazione delle case popolari. Dopo decenni di mala gestione e favoritismi nei confronti di alcuni privilegiati, ristabiliremo la giustizia sociale, ha dichiarato Massimo Bitonci, sindaco di Padova. Faccio il mio recente appello di Vittorio Feltri. La nostra gente è sfinita, ha spiegato. Non può esistere accoglienza dello straniero se questa deve passare attraverso l'abbandono del nostro fratello. Per questo il nuovo regolamento di assegnazione delle case popolari prevederà fino a 8 punti in più per chi risiede a Padova da 10-15 anni. La costruzione della nuova rotatoria tra le vie Gucciardini e Buonarroti sta creando non pochi disagi a residenti e commercianti. Vediamo quali sono i problemi. In zona Arcella sono iniziati i lavori per la nuova rotonda tra le vie Gucciardini, Vianello e Buonarroti. Accesso alle auto vietato. Siamo stati avvisati praticamente sabato che veniva effettuata la chiusura lunedì mattina per tempi previsti circa un mese, se tutto va bene. E così i commercianti insorgono. Ora potranno vendere solo a coloro che arrivano a piedi o al massimo in bicicletta. La titolare del panificio Rossicceria a ridosso del cantiere è preoccupata. Noi perdiamo l'80% circa della clientela perché la maggior parte era di passaggio in quanto c'è lo svincolo qui della tangenziale. Tanti che rientravano dal lavoro avevano la possibilità di parcheggiarsi qui davanti al negozio e poter prendere qualsiasi cosa. Clienti che se ne vanno anche alla pompa di benzina in via Buonarroti. Ecco un automobilista che dopo aver notato il cantiere ingrana la retromarcia e se ne va. I residenti di questo condominio invece devono fare i conti con una ringhiera a pochi centimetri dal cancello di casa. I lavori dovrebbero terminare i primi di settembre. La nuova rotatoria a forma di fagiolo dovrebbe riuscire a smaltire il traffico che in questo punto era spesso congestionato. Deviato anche il passaggio dei bus delle linee 15 e 24. Abito qua a 150 metri di qua, ho bambini. Ho deciso che quest'anno non sono andato in vacanza per andare a tram, dove faccio fatica per arrivare a tram. L'autobus fanno adesso stessa strada con la tram. C'è un po' di servizio, però insomma è una cosa che va fatta e quindi dovevano essere fatti da 25 anni, 30 anche. Ed ora parliamo dello sfogo di Marco Schiesaro, direttore della sala scommesse di Piazzale Stazione, candidato alle ultime elezioni con Maurizio Saia. Sabato sera verso le 22 ha preso e si è sfogato su Facebook. Ragazzi, questa sera la stazione è una casba, vi assicuro, è da tempo che non la vedevo così. Spaccio a dismisura, ubriachi, gruppi di nordafricani che litigano lanciandosi le biciclette. Subito il titolare della sala scommesse è stato contattato dalla vice sindaco Eleonora Mosco e dall'assessore Saia, che è arrivato in stazione. Tuttavia proprio sabato sera le centrali operative di polizia e carabinieri non hanno ricevuto segnalazioni di risse o spaccio. E a proposito di sicurezza in zona stazione sentiamo l'assessore Maurizio Saia. La lotta al degrado nelle stazioni parte dalle grandi città. Milano e Roma capofila di un progetto che prevede di ridurre furti e delinquenza almeno lungo i binari, d'ora in poi accessibili solo per i possessori del biglietto.
un'iniziativa che piace anche all'assessore padovano Maurizio Saia, nella direzione di ridurre il degrado in uno dei punti più sensibili della città. Può essere una buona idea, non dipende dal comune, quindi se dovesse decidere le Ferrovie dello Stato, dovessero decidere anche a Padova questo, io lo accoglierei assolutamente in maniera positiva. Per l'assessore l'attenzione deve però essere sia dentro che fuori dalla stazione. Io mi preoccuperei di questo tipo di soluzione se poi non siamo idoneamente preparati a riceverli all'esterno della stazione, perché se dentro la stazione non dovessero più andare, ed è giusto che sia così, ce li ritroveremo fuori. Il problema è che questa gente non deve essere né dentro la stazione né fuori. E se la stazione è comunque di pertinenza della polizia ferroviaria, l'area esterna è invece sotto il controllo dell'amministrazione, che ha deciso di puntare sulla viabilità. La viabilità significa anche dare più sicurezza, non solo dare risposte a cittadini che in macchina o a piedi fanno fatica a raggiungere i taxi, piuttosto che l'entrata, piuttosto che l'attraversamento pedonale, eccetera, o piuttosto che un luogo dove scaricare e i passeggeri che vanno in stazione, ma anche perché toglieremo con questo tipo di viabilità diversa posti degradati in maniera importante. Al lavoro anche sul retro della ferrovia. Noi stiamo lavorando su questo fronte come sul fronte di alcune chiusure, perché abbiamo limitato l'orario per esempio della sala scommessa, o meglio l'ha limitato la questura, ma noi gli abbiamo dato parere favorevole. Pronta anche la riorganizzazione della polizia municipale. Cominceranno ad arrivare degli agenti in più che stiamo richiamando. Un fienile a Pozzonovo ha preso fuoco nella notte. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a stamattina. Non si esclude l'origine dolosa. Vigili del fuoco al lavoro dalle 10 di ieri sera fino a questa mattina per spegnere le fiamme che sono divampate in un fienile in via Cagio Vannelli a Pozzonovo, nella bassa padovana. Quando c'è un incendio di queste dimensioni, circa 120 quintali, necessariamente bisogna smaltire e aprire tutte le rotoballe interessate e vedere e verificare che non ci siano focolai all'interno per un propagarsi successivo. Sul posto sono intervenuti due automezzi dell'istaccamento di Este e uno di Padova. Ancora non si sa la causa che ha scatenato l'incendio, stanno indagando i carabinieri di Este. Il fienile è di proprietà dei fratelli Lazzaretti, che qui anni fa allevavano pecore, ma l'attività si è conclusa e così un residente della zona ha iniziato a utilizzare il caseggiato come deposito di fieno e a coltivare i campi attorno. Non è il fieno che ci appartiene, noi abbiamo dato in uso a un signore, risponderà il signore, è lui che ci deve dare dei chiarimenti a noi, non noi a lui, perché lui non poteva transitare dentro la proprietà. Il personale dell'ARPAV in mattinata ha provveduto a fare le analisi necessarie per rilevare lo stato dell'aria. Sarà fatta poi la bonifica ambientale, perché le rotoballe di fieno erano conservate sotto pannelli di amianto. Non c'è pericolo, non c'è pericolo di inquinamento atmosferico, meno così ci hanno garantito anche i signori di tecnici dell'ARPA. E quindi questo è il nostro ruolo in questo momento, di tranquillizzare le nostre persone, la nostra popolazione. Raffica di furti in città in questo giorno deserta, dato che molti sono in vacanza. Oltre al classico antifurto, ecco alcuni consigli per evitare spiacevoli sorprese a rientro dalle vacanze. Settimana di Ferragosto, tutti stesi in spiaggia a godersi il sole, mai così scarso come quest'estate, oppure a passeggio in montagna, e così la città si svuota. Le case rimangono incustodite, facile preda di ladri che le svaligiano mentre il proprietario è in ferie. Due abitazioni in via della Cagna, zona Mandria, sono state messe a soqquadro nei giorni scorsi, ma il furto è stato scoperto solo ieri al rientro di uno dei due proprietari, che si è accorto delle porte forzate nella sua casa e in quella del parente che gli abita proprio a fianco. Rubati gioielli per circa 8.000 euro. Furto sventato invece in via Sadoleto a Padova. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di un'anziana che sentiva rumori di trapano provenire dal garage del vicino in ferie. I militari dell'arma sono così riusciti a bloccare una 25enne bulgara e un 18enne padovano, mentre i complici riuscivano a scappare. La banda stava tentando di sradicare la cassaforte e aveva già accatastato 3 quadri di valore. Tutta l'area furtiva è stata recuperata. Se il colpo fosse riuscito, il bottino avrebbe raggiunto i 500.000 euro di valore. Per evitare spiacevoli sorprese al rientro, ecco alcuni consigli delle forze dell'ordine.
assicurarsi che siano ben chiuse porte e finestre, e diamo come consiglio anche quello di, qualora possibile, avvisare vicini di casa fidati, che nel caso in cui sentano dei rumori sospetti, o vedano delle luci all'interno delle nostre case, di avvisare tempestivamente le forze dell'ordine. Vicini fidati o amici che potrebbero anche ritirare la posta in modo tale da non lasciare le cassette delle lettere piene, altro segnale che si è in vacanza. È importante fotografare i gioielli e i preziosi che teniamo all'interno delle nostre abitazioni, così che nel caso in cui dovessimo subire un furto le possiamo portare in sede di denuncia alle forze dell'ordine. Evitate di tenere soldi in casa e di nasconderli per... Ed ora vi ricordo la programmazione. Questa sera alle 21.05 sarà trasmesso il film Il giorno del delfino. E per questa sera è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buona serata.